Ministro, buongiorno. E il prefetto Alessandro Guidi. È un liceo che si è organizzato molto bene grazie a tutto il lavoro della comunità scolastica, anche l'istituto tecnico dentro, ci sono 12 ingressi diversi, il dirigente scolastico insieme ai docenti e personale ATA ha fatto un grandissimo lavoro, ho visto degli studenti molto felici di stare a scuola, quindi faccio i miei complimenti a tutti quelli che hanno lavorato affinché tutto questo fosse possibile ed è possibile, come potete vedere anche voi. A livello metropolitano abbiamo fatto oggettivamente un lavoro importante, speriamo, insomma, dati i risultati che ci attendevamo. E i ragazzi sono tornati a scuola, sono tornati in sicurezza. Anche lo so, tutti i progetti, i soldi che abbiamo dato, avete dovuto lavorare molto di più. Buongiorno a te. Buongiorno. Abbiamo passato molto tempo a casa, però diciamo che è bello essere tutti insieme. Speriamo di continuare. Ragazzi, non troppo formali, eh. Semplice, quanto determinata nell'avere avuto questa capacità di darci il messaggio di rientrare a scuola, io la ringrazio e stiamo facendo appunto il giro, soprattutto in una scuola d'eccellenza come la vostra. È molto bella questa parete che avete qui. Questo è un frutto dei progetti europei, finanziamenti europei, un progetto POM tramite CLSR, quindi sono i fondi passati alla regione e poi c'è. Una struttura così tu puoi permetterti anche di avere delle attività pomeridiane, cioè, quindi come no? Questo significa togliere la strada dei ragazzini, portarli con i protetti sì. E farli fare come anche no? Tramite lo sport delle cose sane. Cioè, se un artigiano avesse bisogno di una stampa 3D e non ha le strutture per farlo, sì, può rivolgersi a noi e noi in collaborazione con il territorio. Questo è quello che ci vuole, cioè la scuola che sia la comunità aperta, esatto, aperta al territorio. Uno spazio pubblico. Uno spazio di bimbivocità, per cui il territorio si serve della scuola e la scuola del territorio. Esatto, e questo è stato fatto grazie appunto a questo progetto del Ministero, un progetto che è stato nel 2016 e che ha messo a disposizione per questa scuola e per le scuole anche altre scuole fiorentine appunto i fondi per fare laboratori di questo tipo. Grazie.